Allora, siamo con Giulio Moscariello, capitano del Don Bosco, 0-0 la prima di campionato, Don Bosco la resistente, un commento sulla partita. Ma è stata una partita molto combattuta, sicuramente maschia, contro un avversario di valore come ci aspettavamo, reduce già da un ottimo campionato dell'anno scorso e che ha acquistato comunque anche dei giocatori di valore, come Donati, Fratelli di Garavento, giocatori sicuramente anche che hanno militato in altre categorie e siamo stati ordinati, abbiamo avuto le nostre occasioni, è un buon punto diciamo per ripartire che dà morale. Forse una piccola critica: nel secondo tempo ci siamo un pelo abbassati troppo, però diciamo che come inizio può andare bene, che ci dà una spinta per il proseguo del campionato, ecco. Perfetto, senti Giulio, un commento su questo girone di seconda categoria in cui giocate? È sicuramente un girone molto molto combattuto e probabilmente sarà ancora più duro dell'anno scorso e tra le varie squadre che si sono rinforzate più qualche nobile retrocessa dalla prima e sarà sicuramente un campionato molto combattuto in cui nessuno parte battuto dall'inizio, ci sarà da sudare, da lottare fino a maggio perché sarà sicuramente una battaglia ogni domenica, sarà da sudarsi a ogni punto. Benissimo, per concludere gli obiettivi della vostra squadra quali sono? Quali potrebbero essere? Ma diciamo che non ci poniamo obiettivi, non ci piace fare proclami o dichiarare chissà che cosa, il nostro obiettivo è sicuramente allenarci al massimo, fare del nostro meglio, giocarci a di domenica e andare a fare un risultato migliore dello scorso anno, dove eravamo partiti sicuramente bene, poi abbiamo avuto un calo tra infortuni e altri problemi, però non ci piacciamo fare proclami, ma andarci a conquistare domenica per domenica i punti su ogni campo. Ecco. Benissimo Giulio, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie.